Sesta batteria, unico zerese con Elias Mannucci, Cantaluce Porto Alabe, vincitore di palio con Alessio Giannetti, numero 3 Rodrigo Baio, montato da Alberto Ricceri, numero 4 Superbia da Clodia con Rocco Betti, Smeraldo Nulese, il numero 5 montato da Enrico Bruschelli, assente Urcla, di rincorsa su Re con Carlo Sanna, quindi batteria interessante questa. Rodrigo Baio è un cavallo della scuderia di Francesco Caria, oggi presentato da Albertino Ricceri. Unico zerese è il cavallo che allena di Massimo Martelli, che allena Elias. Ovviamente Porto Alabe, il cavallo vincitore di Milani e Brogi. Sono partito, mamma mia che impanciata, preso da Smeraldo Nulese, Superba da Clodia, sfila velocissimo Elias Mannucci con unico zerese, questo Baio scuro che è stato preso molto giovane e che comincia a farsi vedere, oplala, e poi c'è Rodrigo Baio. Bel galoppo sostenuto di Porto Alabe, mamma mia, che brutta cosa, speriamo non si siano fatti niente i cavalli. Era Smeraldo Nulese quello, che sembra volare sulla pista. E là là, ragazzi, non vi date noia, su. Quindi rallenta Alessio Giannetti, lascia spazio a Smeraldo Nulese, intanto galoppa Carlo Sanna con Sure, si è fermato invece Elias Mannucci dopo un bel giro con unico ozierese, adesso ancora galoppo sostenuto per Smeraldo che prova tutte le curve, rallenta, peccato non abbiamo visto molto Superba da Clodia, una bella cavalla anche questa, strutturalmente ha preso un'impanciata proprio subito in partenza. Bello il galoppo di Porto Alabe, sembra in gran forma il cavallo. Termina anche questa sesta batteria con davvero dei bei cavalli. Qualcuno ha perso un ferro. Bene, tra poco vedremo l'ultima batteria della mattina.